Ho trasferito un'altra volta la casa. Ok, sì, va bene. Devo trovarmi un punto e stare fermo. E credo che questo sia il punto, non dico migliore a livello di luogo, estetica o zona, anche perché in realtà l'unica cosa vicina a questa casa è Fort Atlas. Ma comunque, sempre meglio di nulla, no? Anche perché tanto Foundation è gratis, Crater è gratis, Fort Atlas è gratis. Non mi cambia nulla. Poi in realtà è stato più un capriccio forse, ma c'erano sostanzialmente questi mura fatte di legno così a cascina. Non lo so perché ho detto, ma sì, ce li ho qualche crediti in più, me li prendo. Ho speso 500 crediti, ho fatto sta casina barcollante sul nulla, ma che comunque è su tre piani. E credetemi, mi sarei dovuto fermare a due. In realtà ne ho fatti tre perché col secondo piano sostanzialmente arrivavo qui e non mi piaceva. Col primo piano arrivavo qui e non mi bastava, allora ho detto facciamone tre. In realtà è stato più difficile riempire questa casa di quanto mi aspettassi. Qui ho fatto giusto una area comune, diciamo, con i collezionabili, quindi i giornaletti, le statuine, che ho scoperto che se metti le statuine e i giornaletti occupa spazio, dello spazio creativo. Cioè sostanzialmente se io metto un divano, metto 5 giornali, è uguale. Poi al secondo piano, come sempre, tutti i tavoli da lavoro. Infatti ho dovuto togliere molte delle teste appese ai muri. Ho lasciato questa qua dell'ape gigante perché mi piace. E infine sopra queste tre collezioni con le Nuka Cola ho eliminato i pupazzi e un po' mi dispiace. E ho fatto la mia stanza, un po' vuota, un po' scarna, ma oh, va bene così. A me non dispiace in realtà così pulita. Poi salendo di livello ho deciso qual è la mia build definitiva, o meglio, quali saranno le mie armi definitive, e ho deciso di puntare tutto sulle armi pesanti non esplosive. Infatti, come potete vedere, 10% armi pesanti, 10% armi pesanti e 20% armi pesanti. In questo momento abbiamo il 40% di danno extra. Quindi ad esempio un'arma come questo Plasma Gatling fa 81 di danno adesso. Togliendo i bonus vediamo quanto fa. Fa 58. C'è giusto quella piccola quantità di danno extra. Quest'arma non mi aspettavo che fosse così figa. Cioè veramente, veramente buona come arma. Questo cosa vuol dire però? Che mi devo anche portare munizioni pesanti, quindi nuclei di fusione. La cinghia ci diminuisce il peso del 90%, ma credo che con i nuclei al plasma e i nuclei di fusione non conti. Però almeno le munizioni pesano molto di meno. Stessa cosa l'armatura. Le armi pesanti molto più leggere, e questo è importante. E le sostanze, cazzo, pesano. Sono quasi tentato di togliere percezione, altri due punti, e metterli a forza, perché così posso aumentare questo di 2, volendo. Oppure mettermi altra roba, però per adesso va bene così. Torniamo al nostro 81 di danno, che è meglio. Tipo anche questa, 59 di danno, mamma mia. Devo essere sincero, grazie che mi ha detto di aspettare il livello 50 per andare a prendere le armi leggendarie. Perché veramente, cioè, mi sono uscite di quelle robe, non dico potenti a livello così distruttivo, perché questo per esempio 30% in più ai Mylurk e insetti, buttalo via. Poi un calibro 50 è pur sempre un'ottima arma. Oppure l'ultima arma che ho trovato, un Laser Gatling di Ultracite con cadenza di fuoco 25, rigenerazione dopo aver colpito un nemico. E un'arma del genere vuol dire che, cioè, se continui a sparare vuol dire che continua ad aumentarti la vita e percezione. Non male. Qua tra l'altro ho fatto anche un balconcino carino. Ho messo qui fuori il barbecue e la rana, ma giusto per riempire. Avevo messo anche uno strumento musicale lì, ma poi c'era troppo spazio occupato e allora l'ho tolto. E quindi gli strumenti li ho lasciati qua. L'unico grande problema di questa casa è che non ci sono molte aree dove piantare la roba. Quindi sto aspettando di aumentare per bene il nostro, la nostra affinità con Foundation, per mettere qui
i campi. E se vi chiedete il grande motivo per cui ancora una volta ho trasferito casa e l'ho rifatta da zero, oltre la bella vista su questo promontorio gigantesco e la vicinanza con Fort Atlas, è che qui potevo estrarre l'acido, che, beh, è utile. E a proposito di foundation, ecco fatto. Sono venuto qui a prendermi la giornaliera del giorno. E là, e la tua roba? Dopo aver scoperto quanti punti esperienza mi dà fare questa missione, adesso c'ho un motivo in più per farla. Non è neanche lontano da casa, dai, ci posso arrivare. Visto che devo aumentare costantemente la mia amicizia con queste persone, credo che fare le loro giornaliere ci servirà. Se ve lo state chiedendo, non sto andando avanti con la storia perché sono bloccato, perché mi servono 10 encomi. E come si fanno gli encomi? Completando gli eventi o uccidendo leggendari? E valli a trovare ogni giorno i leggendari. Non è così facile, purtroppo. Anche se l'altro giorno abbiamo tipo trovato 3 leggendari in live, uno d'accanto all'altro. 3 leggendari, 3 encomi fatti. Dobbiamo trovare il loro strumento disperso. E dove potrà essere? Secondo me a questo accampamento qui davanti. Giusto per sicurezza, mettiamoci anche un'arma pesante bella pronta. Ehi là, buongiorno. Ovviamente siete nemici, sai che novità. Cristo santo, questo fucile se è buono. Non so bene dove si nascondono i nemici, ma spero che la granata lo sappia. Almeno ho attirato la loro attenzione, dai. È già un risultato per oggi. Fermo, fermo. Dai, stai fermo. Ma porca. Stai fermo. Ma porca. Era leggendario per caso? Ho per caso letto leggendario o sono stupido io? Ah, mi dispiace. Ti ho visto. E anche loro, mi sa. Ah no, è malato. Oh, poverino. Minchia. Ma è velocissima quest'arma. Non me l'aspettavo così tanto veloce. Mamma mia. Ah, eccoti, ciao. Forse ho esagerato. E credo che non abbiano neanche loro, tra l'altro, la strumentazione che mi serviva. Aquile sanguinarie, aquile sanguinarie. Ah, eccoti, stavo dicendo, dov'è che sei? Appena trovo un punto dove entrare, sei finito. Ah, munizioni gratis, grazie. Mamma mia. Uno dei migliori acquisti che ho fatto. O meglio, uno dei migliori ritrovamenti che ho fatto. E comunque no, non ce l'avevano loro. Giustamente il gioco ti dice usa il tracciatore. E però sai, c'erano i nemici qua davanti. L'unica cosa a cui ho pensato saranno stati loro, no? No, e invece è molto più lontano. 21%. 15%, perfetto, ci stiamo allontanando ed eravamo su una falsa pista. 45%, ci stiamo avvicinando. Che sia qui? 65%. È molto probabile adesso. 74%. Cosa? Cos'è stato sto tremolio? Cosa sta succedendo? Cazzo sta succedendo? Uno ship squatch leggendario! Cristo! Mi serve quel leggendario! Non mi dovete rompere i coglioni, bastardi! Aia, che succede? Vaffanculo! Porca troia, vieni qua che sei leggendario, mi servi, maledetto. Porca troia, ti... Dov'è? Dove sta andando? Forse sono finito in un fuoco incrociato in cui non mi sarei dovuto infilare. Dov'è? Dove è andato lo ship squatch? Forse è ancora lì. Aspetta. No, quello è un pollo. Ma vai via. Che sto cercando un nemico più grosso io. Stupido pollo. Eccolo. È ancora qui. È ancora qui, cazzo.
Merda. Devo caricare. Minchia che testata. Vediamo se mi curo più di quanto lui mi faccia danno. Merda, carica. Carica. Ricarica, stronzo. Maledizione. Vabbè, in realtà non fa neanche così tanto danno, eh. Bene, ho finito le munizioni, ottimo. Che giornata interessante questa. Vedi? Chiedi un leggendario e ti arrivano Ship Squatch in faccia. Dio mio. Attacca però. Ora il mio obiettivo per le prossime armi è trovare... Minchia, mi ha lanciato degli spilli incredibili. È trovare un lanciatore al plasma come questo, un Gatling al plasma come questo leggendario. Wow, stai buono, eh. Vedi di startene buono, porca di quella puttana che ti faccio un culo grosso così. Porca troia, ti tiro una testata io appena è che riesco a spararti. Olè, altro leggendario crepato. Un braccio da predone, wow, niente di eccezionale ma ben accetto. Ehi deficienti sanguinari, dove siete? Visto che prima mi avete sparato, ve lo meritate. Ma stai buono, scemo. Faccio un culo così. Ecco fatto. Un altro cadavere ambulante. Non ti vedo. Ecco, bravo. Bravo che sei uscito da lì. Che ora ti vedo. Dai, che ti manca poco per morire. Su. Ecco fatto. Ah, eccoti. Ciao. Vediamo chi regge prima, dai. Vediamo chi crepa prima. Su, su, su. Dai, vediamo chi è che muore prima dissanguato. Aspetta, ti finisco con questo, che così almeno mi ricarico giusto giusto poco a poco di vita. Ecco fatto, meglio di nulla, dai. Le armi vampiro, santo cielo, sono fantastiche. Soprattutto quando sparano veloci come quel cavolo di coso, come quel laser Gatling. Ma c'è lì nel bagno? Ma questo... questo è un ascensore. Ah, è già che sono anche salito di livello. Ci devo pensare. Devo pensare se spostare un altro punto da qualche parte e metterlo a forza, perché a questo punto la build pesante... Ho sentito un rumore tipo... robotico? Può essere? Ah, è la scimmietta. Ah, vai via. Ma che tra l'altro, cioè, pensa al casino che c'era qua. Uovo di Deadclaw, grazie. Cioè, c'era un Deadclaw. Eccolo lì. Non ti trovavo. C'era... un Deadclaw, i supermutanti, le aquile sanguinarie. Due Deadclaw addirittura, manco uno. Che mi sa che questo è quello che ho ucciso io, tra l'altro. Minchia, questo c'aveva anche due mini nuke. Che tra l'altro anche zona di casa mia mica è tanto sicura, eh. Supermutanti, floater. Mica è tanto sicura. Guarda, due floater, ci manca solo quello di fuoco. Ma carica, eccolo lì infatti, quello di fuoco. No, casa mia, regole mie. E tra l'altro, come vi ho detto poco fa, è talmente piena la mia zona che non posso mettere neanche le torrette. Che credetemi, sarebbe molto comodo averne almeno una. Ma tu ancora vivo sei? Ecco fatto. Meno male che Beckett... è sostanzialmente immortale. Dio mio, il danno. I danni che fanno questi stronzi. Ecco fatto. Puff. E che cazzo. Ecco in che zona mi sono andato a mettere.
Una zona pericolosa, ma che dà soddisfazioni comunque. Cavolo, 142 il pugno potenziato. Il mio guanto di Deadclaw con solo due artigli fa 134. Questo fa 142. Questo vuol dire che appena riesco a mettere l'altro artiglio, il guanto di Deadclaw diventa molto più forte. Comunque c'ho un'armatura che mi si sta per rompere. Quale? Il braccio destro che abbiamo trovato leggendario ha il 75% di probabilità di ridurre il danno subito da altri giocatori. Dell'8% però. Ok, ma no. Cioè, grazie, ma non sei così interessante. Anche se sei un braccio destro e il mio è nettamente superiore. Ok, ecco a te, ti ho riportato la tua roba. Tieni, non fare domande e va bene così. Installeremo nella torretta immediatamente. Dai, sono a metà. Ti prego, dobbiamo arrivare a livello di amicizia. E sono a metà, queste missioni. Oh, ci vorrà un casino. Cosa mi dai almeno in cambio, per favore? Acqua, munizioni, gamba e modifica arto. Ci siamo sprecati anche oggi, eh? Non capivo cos'è che mi pesasse e alla fine mi sono ricordato, già, c'ho due mini nuke. Questo convertitore di munizioni, da quando ho scoperto come funziona, è tipo la cosa migliore che c'ho. Oddio, neanche tanto, però. Le mini nuke ne vuoi tre, quindi me ne serve ancora una. Cioè, posso vendere 300 mini nuke, ma non ne posso comprare 100. Perché? Nuclear plasma ne ho tre, però uno è quasi morto. Quanti ne ho ancora? Ho altri 8 nuclei al plasma, quindi non me ne preoccupo. Però giusto per sicurezza vorrei vedere cosa mi serve per creare eventuali nuclei. Mercante? Salve, mi faccia vedere che cosa ha da vendere. Hai qualcosa che non vuoi più? Che non voglia no, però lei magari ha qualcosa che io voglia. Però hai 9 nuclei di fusione. Vediamo, 300 per un nucleo di fusione. Ehi! Cosa fai sul mio focherello? Quasi quasi uno o due te li compro per sicurezza. Facciamo due, dai. Facciamo che te ne compro due per sicurezza. Pensa, prima li regalavo in giro i nuclei di fusione perché mi occupavano troppo spazio e non sapevo che farmene. Ora invece li compro. Come cambiano i tempi. Nucleo al plasma. Ok, cosa mi serve? Materiale nucleare. Piombo, che ne ho bisogno. Plastica e rame. Ok, è fattibile. Però ne posso creare solo uno, nonostante i miei potenziamenti. Posso creare però 5 mini nuke. Perché tanto, giustamente. Ah sì, posso farlo qui. Però hai voglia. Cazzo. Niente più, cerchi? Vabbè, guarda, faccio la ricerca di tutto a sto punto. Mamma mia, piuttosto che craftare tutta quella roba e o cercarla, Vado a comprarli i nuclei di fusione. Faccio prima, ma veramente. Ehi là, Roxy. Ho un altro nome per te. Sai che novità? Grazie, non vedevo l'ora. Vediamo anche Vren invece cosa vuole. Aspetta. Guarda qua cosa ho trovato, aspetta. Il casco da tuta spaziale e la tuta spaziale, che qualcuno me l'aveva richiesta. Quasi quasi gliela regalo se mi aiuta ad uccidere la regina degli ardenti più avanti. Vren, che cazzo vuoi dalla mia vita? Ok, vado a prenderti le tue valvole. Però prima ho un cacciatore da cacciare. Gli altri predoni che lo cercano. Devo sbrigarmi. Gli stanno alle calcagna. Poraccio. Che tutto questo in realtà, oltre a fare le giornaliere, è tutto quanto per cercare gli encomi. Cioè io sto facendo questo nella speranza di trovare leggendari. Mettiamolo in chiaro. Già una volta facendo una giornaliera uccidendo dei predoni, uno dei predoni era leggendario e così. Però non mi sono fatto l'encomio perché ancora non avevo fatto la missione dell'enclave al tempo. Era da un bel po' che non andavo qui al top of the world. È già partito lo scontro, aspetta. Tu sei il cattivo o il buono? Tu sei il cacciatore. E tu sei il cattivo? Ex predone, aspetta. Ecco fatto, tutto risolto. Tu invece ce l'hai con me ora? No, direi di no. E ho trovato una nuca cherry, molto gentili. E ora me ne vado. È stato più semplice del previsto. Andiamo a prendere ste valvole, va? Che si trovano sempre qui al parco divertimenti. Sai che novità. Ok, solita ricerca, però aggiungiamo a questa ricerca anche nemici leggendari. Ehi, dove vai? A parte che quanto era veloce. A parte che io sono stato ma proprio di una precisione incredibile con questo spav. Ma quanto cazzo andava veloce. Lo chiamavano Sonic. Sto fucile non automatico
Non è fantastico, eh? Buono, ma non perfetto. Valvola numero uno. Resti fermo, mi raccomando che le sparo nella schiena. Valvola numero 2. Ed infine valvola numero 3. Santo cielo, neanche il danno che mi fate già l'ho recuperato. Ecco qua, perfetto. Tu che cos'hai? Niente di eccezionale, ma ti ringrazio. Eccola qua, valvola numero 3. Ah, eccoti, non ti vedevo, scusami. Sai com'è? Ero impegnato a uccidere i tuoi amici. Ecco qua, no, ma rimani pure lì a fissarmi, ti prego. Oh, grazie. Un nucleo di fusione, ora sì che sono contento di trovarli. Oh, saranno anche pesanti quanto vuoi, però con quell'arma lì ne vale proprio la pena. Ed è al 100% addirittura. Ripariamo ste valvole termoioniche. Ecco a te. Perfetto. Tu, il tizio è morto, pagami. Bene. Vediamo cosa mi dai. 20 tappi, wow, ci sprechiamo, eh. Ricompensa, braccio destro, progetto. E basta. Va bene, lo accetto solo per i 1000 punti esperienza che mi hai dato, guarda, sono contento anche per quello. Guarda, nell'attesa di salire di livello, credo di sapere cosa voglio aumentare. Voglio aumentare questo. Certo, potrei aumentare però i danni causati dalle armi pesanti. Potrei anche puntare solo a quello. Però per adesso il ridurre i danni quando non indossiamo l'armatura atomica potrebbe essere una buona scelta. E tu invece tieniti ste valvole. E visto che le ho anche riparate, pagami. Vediamo qual è la mia ricompensa. 80 tappi, non male. Fertilizzante, fascio di fibre ottiche. Progetto, qualcosa. Più 955 di esperienza. Abbiamo quasi guadagnato 2000 di esperienza solo facendo questo. Sono a posto con me stesso.